le buone notti di Monte l'Abate, piccoli notturni estivi nel paese delle pesche. La Valle del Foglia, con il suo comune di Monte l'Abate, proprio ospita anche quest'estate, dopo un anno di stop dovuta purtroppo alla pandemia, la rassegna di questi incontri, di questi momenti dedicati alla cultura, bellissimi, organizzate dall'associazione Mon Labbatis. Sono tre serate, il 16, il 23 e il 30 luglio, saranno tre serate dedicate a Dante, perché come sappiamo tutti, questo è la ricorrenza dei 700 anni proprio della morte di Dante, quindi perché non passare un'estate così importante, così proprio l'estate della rinascita anche del comune di Monte l'Abate in questo modo. Sono tre i luoghi che ospiteranno le rappresentazioni, li vedete anche nel cartellone della nostra bellissima nettarina che indossa una corona di pesche e non una corona d'alloro, proprio per celebrare al massimo le potenzialità e le meraviglie del comune di Monte l'Abate. La provincia di Pesaro è bellissima, la provincia di Pesaro c'ha tante cose straordinarie, tante proprio testimonianze della storia. Io potrei dire che la provincia di Pesaro è anche la provincia dei castelli e qui siamo in uno dei più belli, il castello di Monte l'Abate, forse poco conosciuto rispetto ad altri, ma il panorama è quello che è e col sindaco di Monte l'Abate, Cinzia Ferri, vogliamo qualche notizia in più sulla manifestazione che inizierà a breve e che si intitola Le Buone Notti. Sì, quest'anno dopo un anno di interruzione a causa del coronavirus rincominciamo le buone notti, queste serate che hanno lo scopo di allietare, di rendere più tranquille le persone con un po' di musica e anche con dei racconti e proprio dal castello iniziamo la prima serata che si svolge il 16 di luglio. E come verrà svolta magari poi verrà spiegata ulteriormente dagli organizzatori. Io sono molto contenta che partiamo dal castello perché il castello è il simbolo del comune di Monte l'Abate e effettivamente non è conosciuto perché tutti pensano magari al castello di Gradara, a tutti questi castelli molto, molto ristrutturati. Il nostro ancora effettivamente è un pochino indietro, però per noi è il nostro gioiello ed è la nostra identità. Sì, oltretutto è il punto di partenza perché questa manifestazione, il bello delle buonanotti di Monte l'Abate, che in realtà ricopre tutto il territorio del comune e infatti saranno altri due i luoghi dove si svolgeranno le successive serate. Sì, partendo infatti la prima serata dal castello di Monte l'Abate, poi ci trasferiamo nella frazione di Osteria Nuova, anche lì un punto storico dove c'è stato tutto il discorso della linea gotica, per poi terminare in un posto bellissimo che è il nostro Farneto. Sì, poi oltretutto abbiamo visto che nel manifesto c'è, che poi vedremo e approfondiremo meglio con chi veramente l'ha studiato, c'è un rimando, c'è questo rimando al passato, al recente passato, a questo momento così difficile che anche il comune di Monte l'Abate ha vissuto con grandi difficoltà, mentre questa è veramente un'apertura, una speranza verso il futuro. Sì, purtroppo effettivamente il comune di Monte l'Abate a causa della pandemia è stato colpito fortemente, abbiamo avuto tante persone che ci hanno lasciato e tante che si sono contagiate. Ma noi proprio per questo motivo abbiamo deciso quest'anno di ripartire per dare speranza alle persone, per lasciarci tutto questo alle spalle. Un'altra cosa bella che ricordiamo è questa corona d'alloro, che in realtà non è una corona d'alloro, poi dopo, come dico, andremo nello specifico, ma è una corona di pesche, perché la vallata di Monte l'Abate, il comune di Monte l'Abate è davvero noto dappertutto per le pesche e quest'anno mi sembra un'ottima annata anche con questo clima. Allora sì, le nostre pesche dolcissime, profumatissime e bellissime che vengono valorizzate dal 1945, dal primo anno che fu istituita la Sagra della Pesca, in realtà era un'asta alla pesca, quelle più belle, questo però quest'anno non riusciamo comunque ancora a organizzare la nostra Sagra delle Pesche, ma abbiamo voluto portarle sempre come argomento principale nelle nostre buone notti ed è per questo che è stato deciso di fare questa corona d'alloro proprio per richiamare i temi della serata, ma in realtà se noi notiamo bene ci sono le nostre bellissime pesche.
Bellissimo questo discorso dell'asta delle pesche, quindi col battitore c'era proprio questa vale 10, questa vale 15, chi offre di più? Sì, era l'asta che veniva istituita davanti al comune, al municipio, e dove partecipavano tutti, il presidente della provincia, il presidente della regione, il vescovo, perché proprio veniva anche benedetta prima di iniziare quest'asta, e veniva fatta alla piazza Mercato, che non esiste più quasi, perché la piazza che si trovava al centro del comune di Montelabate di fronte al municipio, e proprio venivano battute, cioè la cassetta più bella, oppure no più bella, comunque venivano valorizzate, si partiva da un tot per arrivare a, e questa era la nostra sagra delle pesche, che poi ha dato nascita anche a una mostra mercato ortofrutticola a livello provinciale. Maria Antonioli, è una bellissima manifestazione, le Buonanotti di Montelabate. In realtà tanti e tante associazioni hanno concorso al fatto che potesse realizzarsi. Esatto, e l'amministrazione comunale in effetti voleva ringraziare le associazioni che collaborano alla riuscita di queste serate, che sono l'Associazione Culturale Monsabatis, l'Associazione Nazionale Combattenti Reduci, Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo Soccorso, l'Associazione Pesca di Montelabate, la Proloco di Montelabate, l'Auser, l'Aido, l'Avis, e volevamo ringraziare anche lo sponsor, la GLS, che ha sponsorizzato le nostre scatoline per inserire le pesche che quest'anno verranno date in omaggio a tutte le persone che parteciperanno. Sì, infatti questa è una bella cosa, questa piccola scatolina, in Giappone si chiamano scatole bento, qui si chiameranno scatole pesca, che qui, perché per le restrizioni purtroppo non è possibile fare dei buffet eccetera, ma c'è questa bellissima iniziativa di consegnare a tutti i partecipanti una pesca di Montelabate in una scatolina. Sì, verrà consegnata all'uscita, alla fine della serata, questa scatolina con la pesca in ricordo di queste serate, visto che non riusciremo a creare il buffet per le normative anti-Covid, non si può. Con le normative anti-Covid tenteremo di affrontare comunque queste difficoltà, ma gli spazi in realtà ci sono per poter ospitare tante persone. Sì, abbiamo cercato di organizzare questa serata in ampi spazi dove potremo stare naturalmente distanziati, e chi vorrà potrà portare un plaid, un cuscino, ci metteremo seduti, speriamo che il tempo regga. Roberto Rossi, Monsabatis è un'associazione importante, nel senso che negli anni comunque ha creato questa manifestazione che è diventato un punto di riferimento estivo per la Valle del Foglia. Riprendiamo dopo un anno nel quale purtroppo le Buonanotti non si sono svolte per i motivi del Covid, e sono tre serate, noi diremo, a alto contenuto dantesco. Esatto, le Buonanotti dopo questo anno interruzione, diciamo così, tornano a scaldare i motori per poter in qualche modo ripartire alla volta di questo viaggio straordinario in questo nostro territorio bello, pieno di cose belle, pieno di belle colline che danno dei frutti particolari, che è la pesca di Montelabate, appunto, di cui Montelabate è orgogliosa e per cui Montelabate è anche celebre fin dal Rinascimento. E così abbiamo pensato di ridare vita appunto a questo viaggio delle Buonanotti, con un po' più di difficoltà, a dire il vero, con un po' più di pensieri, ma con tanto entusiasmo sia da parte delle diverse realtà associative che in qualche modo partecipano e rendono possibile questo evento, e sia anche da parte soprattutto della popolazione, della cittadinanza, che ormai aspetta questo evento con grande curiosità e con grande voglia, insomma, di partecipare. E quest'anno, appunto, come si ricordava, già sarà un'edizione particolare in cui da guida in questo viaggio sarà il sommo poeta, questo anno particolare a lui dedicato,
abbiamo pensato di farci guidare da Dante. D'altra parte, chi meglio di Dante può in qualche modo guidarci alla riscoperta della nostra terra, della nostra Italia, della nostra storia e anche, direi, della nostra umanità. E allora si partirà proprio da qua, da questo castello di Montelabate, venerdì 16 di luglio, con un appuntamento importante, un appuntamento con un invitato speciale che più volte anche le Buone Notti hanno avuto modo di ospitare, e sarà una serata che avrà per protagonista appunto Umberto Piersanti, che con una conversazione ridarà vita appunto al canto, a uno dei canti, diciamo così, più affascinanti, più amati, forse più conosciuto dell'intera commedia, il canto quinto dell'Inferno, con la vicenda del tragico amore di Paolo e Francesca. Non è che per caso volete dire che Paolo e Francesco sono stati a Montelabate anziché a Gradara? No, non vogliamo dire questo, non si sa, per dir la verità, neppure se siano stati a Gradara, mai. È una vicenda molto leggendaria che conosciamo grazie soprattutto alla testimonianza di Dante, a questo quinto canto appunto del suo Inferno. E anche se probabilmente con Montelabate qualche legame l'avrà, e lo spiegheremo magari nel corso della serata. Sono serate nelle quali ci saranno alternati momenti musicali di sottofondo proprio a quelle che sono le conversazioni e i temi che vengono affrontati dai vari artisti. Sì, come sempre ci sarà della musica che accompagnerà queste serate, e sarà quest'anno una musica particolare, una musica scelta con delle sonorità antiche, medievali, e proposte da dei musicisti della nostra terra, della nostra zona, insomma. Abbiamo visto arpa celtica per esempio nella prima rappresentazione, poi il clavicembalo nella seconda, che è l'ultimo sorriso di Beatrice. Esatto, secondo appuntamento venerdì 23 di luglio, lì in quel caso saremo dall'altra parte del fiume, nell'altra parte della vallata, e su questo colle che sovrasta l'abitato appunto di Osteria Nuova, e nei pressi di questo antico casolare dal quale poi si ha una visione molto bella della nostra vallata, illuminata di notte, quindi anche molto affascinante. In quel caso ci sarà come ospite Alberto Fraccacreta, che è un giovane studioso di letteratura, filologo, poeta, critico letterario, che ci parlerà appunto di Beatrice, della figura di Beatrice, e anche del valore salvifico del suo sorriso. Terza serata con la cornamusa addirittura, e si parla di Ulisse senza ritorno. Terza serata, sì, saremo in quel caso a chiudere il tutto ad Apsella, poco fuori dell'abitato di Apsella, su un poggio lungo la strada che conduce a Farneto, e in quel caso l'ospite sarà il professor Salvatore Ritrovato, che condurrà una conversazione appunto sul canto di Ulisse, e quindi così con questo mare che si chiude sopra la vita di Ulisse e sopra la sua avventura con i suoi amici, chiuderemo appunto anche la nostra rassegna della sesta edizione delle Buone Notti. E Riccardo Rossi, in realtà la mente, l'artista, perché così veramente possiamo definirlo, che ha concepito questo bellissimo cartellone che illustra la manifestazione Buone Notti di Montelabate. Sì, io sono l'illustratore che ha creato questo personaggio ormai 7 anni fa, anche se questa è la sesta edizione, essendoci fermati l'anno scorso per un'edizione. E il personaggio si chiama Nettarina, prendendo ispirazione appunto dalla pesca di Montelabate, una delle tipologie che regna nelle nostre vallate. Il personaggio nasce per raccontare la nostra terra, per ricordare le nostre colline, la nostra natura e soprattutto la pesca. Quest'anno il personaggio è stato spogliato della sua veste precedente, sia graficamente che da un punto di vista di disegno. Abbiamo voluto renderlo più, posso usare questo termine, pop. E inoltre abbiamo deciso di prendere questa strada per dedicarle questo anno dantesco, facendole indossare questa corona che non è d'alloro ma vuole richiamare l'alloro di Dante, questa corona di pesche delle nostre pesche di Montelabate.
Vediamo anche un sorrisetto ammiccante della nostra nettarina. Sì, la nostra nettarina è da sempre una donna molto ammiccante, invitante, soprattutto come lo è il frutto che rappresenta. E di conseguenza nei nostri manifesti la nettarina da sempre ha invitato il suo pubblico a raggiungerla e a vivere queste serate come è ciò che vogliamo. Ecco. Nel manifesto si vedono poi i tre luoghi dove si svolgeranno le tre manifestazioni. Esattamente. E la peculiarità del manifesto della nettarina che ho realizzato negli anni, incluso questo, è da sempre stato quello di rappresentare oltre al personaggio il territorio in primis. E di conseguenza sullo sfondo, come vediamo su queste nostre colline, ci sono alcuni dei simboli che rappresentano il comune di Montelabate, tra cui il castello che vediamo a sinistra del manifesto e il castello di Farneto, il borgo di Farneto, e in basso a valle la badia di San Tommaso di Apsella. E sono tre simboli dove le buone notti hanno sempre diciamo regnato, hanno sempre utilizzato come scenari, come teatri per tutte le attività svolte, e ci teniamo molto a rappresentarli in questo modo perché sono il nostro orgoglio e speriamo che anche le serate di quest'anno, insomma, vengano rappresentate non solo con un disegno ma anche con le attività che svolgeremo. Le buone notti di Montelabate, i tre appuntamenti proprio qui nel comune di Montelabate, dislocati su tutto il territorio comunale, che si svolgeranno nel mese di luglio. Iniziamo il 16 luglio con Paolo e Francesca alle 21:15 e sarà qui proprio nello spazio del castello di Montelabate. Venerdì 23 luglio, sempre alle 21:15, l'ultimo sorriso di Beatrice ad Osteria Nuova, e infine venerdì 30 luglio alle 21:15 Ulisse senza ritorno alla Psella. Nel territorio comunale di Montelabate, che abbraccerà questa manifestazione che è mancata purtroppo nel 2020, ma che torna con la sua grandissima voglia di comunicare cultura, di comunicare bellezze del territorio e comunicare soprattutto la voglia di stare insieme.